Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Marcix91 e oggi siamo qui su Ark Survival Evolved per questo entusiasmante ottavo episodio. In questa parte del gioco cercheremo di far crescere il nostro piccolo cucciolo di lupo, sempre se ne avrà intenzione di partorirlo abbastanza velocemente. Inoltre, ritorneremo nella zona innevata e tameremo un altro animale. Sono un po' incerto, sinceramente devo esplorare un po' prima di vedere quale sarà il fortunato, sempre se riusciamo a tamarlo ovviamente. Ma io direi di proseguire con la nostra avventura. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete fatto, lasciate un bel like e condividete il video. E buona visione, ragazzi. Eccoci qua di nuovo su Ark per questo nuovo episodio. Allora, la nostra cara neve è circa al, scusate, non riesco a vedere, al 12% e mancano ancora 24 minuti. Quindi, oh mio Dio, che brutta cosa, sembrava avesse due facce. Quindi, signora Neve, si dia da fare per favore, che non abbiamo tutto il giorno da aspettare. Come detto dall'introduzione, ho intenzione di andare nella zona innevata perché ho trovato due animali che mi interessano. Uno è pericoloso, l'altro di più. E dovremmo scoprire un modo, certamente, per bloccarli, altrimenti ci faranno il culo a strisce. Ma io direi che possiamo proseguire con la nostra avventura. Abbiamo la nostra balestra carichissima, abbiamo i nostri narcotici. E abbiamo il nostro KLM che ormai è abituato al freddo invernale di Ark. Quindi, che dici KLM? Ce ne andiamo? Via! Devo dire che questa zona non è cambiata per niente, è sempre piena di porci dappertutto, pronti ad attaccarti. Sono cattivissimi veramente qui da Diodon, Tio, come cavolo si chiamano. Inoltre abbiamo parecchi mammut in giro, ma il mio obiettivo di oggi non è né il mammut né il maiale, ma lo vedrete tra poco, tranquilli, se lo ritrovo lo rivedrete. Allora ragazzi, siamo arrivati a destinazione, l'animale in questione ce l'abbiamo davanti proprio in questo momento. Ed eccolo qui, un rinoceronte ianoso di livello 40. E là in fondo cosa c'è? Niente. Era un riflesso. Quindi io sono sopra una montagnola, in teoricamente non dovrebbe riuscire a prendermi, quindi proviamo. L'abbiamo preso. Ecco che arriva incazzato nero. Non l'abbiamo preso, perfetto. Oh, ha preso però il mio pterodattilo. No, no, no. No. Venite qui e non rompete le scatole al rinoceronte, per piacere, lasciatelo qua, ok? No, no, no. Ok, il rinoceronte sembra essere bloccato. Oh, benissimo. Io direi che ci va proprio di culo. Speriamo bastino 5 frecce per buttarlo giù. Altrimenti saremo nella pupù più profonda. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, e ci siamo portati via anche l'Optera per sicurezza. Dato che c'erano parecchi pericoli, come potete vedere, allora ho voluto una scorta armata. Benissimo. Ne abbiamo praticamente quasi ucciso, ma va bene lo stesso. Vedi. Liberarci un po' di cristallo. Ok, ce l'abbiamo fatta, incosciente. Ok, andiamo a recuperare un po' di risorse e allo stesso tempo dobbiamo anche andare a controllare il cucciolo che non sia nato, perché sarà particolarmente difficile viaggiare da una parte all'altra, ma dovremo farcela. Quindi il nostro stupido Ptera, dove caspita è andato a finire? È andato qua in fondo. Ok, nel frattempo siamo tornati alla base. Oh, oh cacchio, è già nato! È già nato il nostro piccolo sospettato. Devo dargli la carne assolutamente prima che muoia. Caspita, caspita, non me l'aspettavo questo. È nato il nostro lupo bianco. È minuscolo. Ok, questa è una bellissima sorpresa. Certo, mi aspettavo che ci mettesse un pochettino di più, ma va bene così. Metalupo, ti chiamiamo Lili.
Ok. Maturazione, diamo il cibo. Ma quanto sei piccolo! Oh mio Dio, è bellissimo! Oh mio Dio, è bellissimo! Guarda, siccome ho anche un rinoceronte in fase di addomesticamento, dovrei prendere un po' di miglior bacche e darle a lui. Quindi io stavo pensando a una follia, cioè di grabbare il piccolo lupo e di portarlo là in fondo sulla roccia. Non so se sia una bella idea, però. Vili livello 93, ma non è neanche male. Guardi, le do un altro po' di carne, vado un attimo dal rinoceronte a dare un po' di miglior bacche e poi torno da lei immediatamente, lo prometto, sarò subito da lei. Andiamo dal nostro rinoceronte, abbiamo preso abbastanza risorse, comunque ne troveremo anche lì. Il lupetto ha abbastanza carne per sopravvivere e non dovremo avere particolari problemi. Ok, dovremmo essere ormai giunti a destinazioni e qui spawnano gli Aturannus, o come cavolo si chiamano, in gran quantità. Ok, dovrebbe essere dietro a questa montagnola, se non ricordo male. Speriamo di ritrovarlo sano e salvo. Eccolo. Ok. Buonasera, signor Rinoceronte. Lei è andato giù parecchio, eh sì. Non si preoccupi, che siamo qui. Ok, nel frattempo che lei si tama, cavolo, l'ho quasi ammazzato questo Rinoceronte. Nel frattempo che lei si tama, io torno un attimo dal lupo. Se ne resti qui, buono, per favore. Torno subitissimo e magari vediamo di prendere un animale un po' più velocino, dato che con l'Argentavis ci mettiamo un bel po' ad arrivarci. Il cristallo lo buttiamo, che non ce ne facciamo niente per ora. Arrivo. Ok, siamo ritornati a casa, vediamo a che punto sta il nostro caro lupetto e poi vediamo di ritornare ancora avanti e indietro da il nostro rinoceronte, quindi prendiamo la carne e la diamo al nostro piccolo lupo che dovrebbe essere qui. Ok, buongiorno. Lei vedo che ne ha ancora parecchia, quindi non ci saranno particolari problemi. Ma è bellissimo. Guardatelo che piccino che è! Oh mio Dio, sì, sua madre mi guarda male, vabbè. E dobbiamo ritornare dal nostro caro rinoceronte sperando di riuscire a prenderlo senza troppi problemi. Ok, il nostro lupo procede, direi, alla grande, quindi ritorniamo ancora dal rinoceronte. Ma porca vacca, proprio doveva nascere proprio mentre tamavo un rinoceronte, che due scatole. In più la nostra signorina Electra sta ghiacciando letteralmente nonostante abbia l'armatura in pelliccia. E allora aspettiamo di arrivare là, attiviamo la torcia così almeno non avrà tanti problemi di freddo. Ok, siamo giunti a destinazione. E direi che è meglio farsi un... Che punto è lei? Oh mio Dio, si sta per svegliare. No, non si sta per svegliare, vero? E ho portato un altro po' di questo e di questo e si becchi questo po' di torpore. Allora, signorina, siccome lei si sta ghiacciando e lo vedo, è meglio se ci craftiamo un fuoco da campo e ovviamente non abbiamo né legna né niente, ok? Andiamo a prendere un po' di legna prima di morire di freddo. Ok, abbiamo preso la legna, mi direi di accenderlo. A quanto pare la signorina sembra non essere intenzionata a scaldarsi. Nonostante il fuoco, il nostro rinoceronte sta salendo torpore, dovrebbe riuscire a fare. Io devo assolutamente scappare a casa perché non so il perché, ma se mi metto sopra. Oh oh oh. La nostra signorina sta morendo di freddo, quindi
Io me ne vado da qui prima di morire di congelamento e me ne torno alla base. Poi ritorneremo a prendere il rinoceronte che con la verdura che ha, con le bacche, scusate, che ha, dovrebbe tamarsi entro qualche minuto. Speriamo di arrivare a casa piuttosto, perché la signorina sta veramente soffrendo come un cane in questo momento. Siamo arrivati a casa giusto in tempo, proprio per un soffio la nostra signorina non ci lasciava la pelle. Forse dovevo costruire una casuccia per il riparo, ma dove ok. No, non ci ho pensato in questo momento. Il nostro lupo procede bene, tranquillamente, quindi direi che siamo a posto. Non ci resta che aspettare il giorno, il nostro... scusi, grazie. Il nostro rinoceronte dovrebbe tamarsi senza troppe difficoltà e non dovrebbe svegliarsi, almeno spero. Speriamo bene. Ok, ragazzi, ho deciso di ripartire. Ormai è l'alba, quindi la temperatura dovrebbe essersi alzata un pochettino. Vediamo a che punto è e speriamo che si sia addomesticato il nostro rinoceronte. Speriamo bene. Purtroppo ho fatto la cavolata di non costruirmi una casetta nei paraggi, ma pensavo di riuscire a scaldarmi anche col fuoco da campo, ma non è stato così. Quindi niente, qui sopra se le picchiano sempre. Dovremmo cercare di portare il nostro rinoceronte dalla parte esterna, quindi non seguendo la conca che c'è qui in mezzo, perché andremo in bocca a questi qua. Quindi andremo per i boschi tranquillamente e vediamo un po'. Sì, ok, anche il rinoceronte è nostro. Anche il rinoceronte nostro, speriamo si sblocchi da lì, vediamo un po'. Ce la fa venire? No, si è bloccato, quindi dobbiamo liberarlo. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta anche a tirarlo fuori dalla roccia. Quindi, alleggeriamo un po' il peso. Ho trovato anche nel frattempo una sella di Dunkleosteo, che non mi ricordo più cos'è, ma va bene. E cerchiamo di portare a casa il nostro rinoceronte amato. Direi che è parecchio vicino anche, eh. Butta giù anche gli alberi. Mi scusi, sono di qua. Mi vede? Ah, sta attaccando un qualcosa. Ma lasci stare il mio rinoceronte. Guardi, la do in pasto a questi se non le dispiace, che a loro piace giocherellare con i maialini, e spero che non stia tornando dal mio rinoceronte. Venga, venga. Ok, ragazzi, dopo mille peripezie siamo riusciti a portare a casa il nostro rinoceronte. Speriamo passi per questo punto qui. Sì, guardate, tira su persino gli alberi. Bellissimo, tira su gli alberi. Non lo sapevo. Ok, siamo arrivati finalmente a casa anche con il nostro rinoceronte, che devo dire va via molto spedito. Oh mio Dio, mi piace un sacco. Devo assolutamente fare la sella al più presto e farmici un giro, perché deve essere veramente una cosa bellissima. Ok, direi che possiamo mettere fermo tutti. Tu puoi entrare, ce la fai entrare. No, si è incastrato nella porta. Si è incastrato nella porta, non ci passa, va bene. Allora facciamo una cosa di questo genere. Ti lascio fuori con il tuo nuovo amico Mammut e mi raccomando dovete... No, è rientrato un po'. Ok, non è riuscito a entrare.
Vi lascio qui fuori, mi raccomando, fate i bravi e attaccate tutto ciò che si muove che viene a rompere le scatole a me. Oh mio Dio. Livello 58 dovrebbe salire di due livelli, ok. Danno e vigore direi. Ma che caspita fa? Oh mio Dio, si rotola per terra. Ok, come statistiche non è affatto male, il vigore è un po' bassino, ma non è affatto male, però sono livello 60. Benissimo, ora ti do da mangiare e tu te ne stai qui fuori col tuo amico Mammut e vediamo di far crescere anche questo lupetto entro la fine della giornata, che devo dire è salito, è cresciuto un bel po', siamo a metà della sua crescita, più o meno è il 40%. Beh ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Abbiamo il nostro lupetto che non ho ancora guardato le statistiche. È a metà ormai della sua crescita. Beh, non è malvagio, dai. Il vigore è molto basso, ma quello che mi importava era la vita e il danno. Io direi che nel prossimo episodio lo vedremo ormai cresciuto. Ora non ci resta che testare questi animaloni. Abbiamo il nostro delicuro così possiamo concludere le mura intorno alla base. Abbiamo il cervo per la paglia, abbiamo il mammut che anche lui se non sbaglio raccoglie la paglia dagli alberi, il nostro rinoceronte e saranno tutti animali che testeremo, molto molto presto testeremo tutti questi animali e vedremo di tamarne anche dell'altro sesso così per farli accoppiare. Nel prossimo episodio penso di tamare o un rapto o un cyberot o entrambi, adesso vediamo insomma in base a quello che disponiamo. Io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi, lasciate un bel like e condividete il video. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!